Oggi parliamo, adesso, questa sera, apriamo il nostro consueto spazio, la nostra finestra per quanto riguarda la psicologia e a trovarci è venuto il dottor Daniele Russo. Buonasera, dottore. Buonasera. Buonasera, psicologo, psicoterapeuta ad approccio sistemico relazionale. Giusto. È da qui che poi bisogna partire, perché quando abbiamo a che fare con appunto uno psicoterapeuta ci sono diverse tipologie di approccio, no? Di approcciarsi alla terapia, dalla più classica e antica, se vogliamo, psicanalisi, ai tantissimi approcci che ci sono oggi, che comunque disegnano un quadro diverso anche quando si va a trattare una stessa, come dire, uno stesso disturbo, no? Sì, sicuramente, poi anche a seconda, diciamo, del disturbo, probabilmente qualcuno è anche più idoneo rispetto a qualcun altro. Certo. Però quello che si è anche visto, diciamo, poi nelle ultime ricerche che hanno fatto è che l'aspetto determinante, al di là, diciamo, dell'approccio, poi la possibilità di stare in rapporto con quel paziente, quel tipo di legame in qualche maniera che diventa l'aspetto più importante dal punto di vista terapeutico, al di là poi del modello, diciamo, che uno utilizza. Certo. Benissimo, oggi partiremo parlando di probabilmente quello che è un disturbo, non voglio dire molto frequente, però abbastanza frequente, anche in forme non propriamente di disturbo vero e proprio, ovvero l'ansia. Uh-huh. L'ansia è qualcosa, come dire, che appartiene agli uomini, che anzi, da un certo punto di vista, se vogliamo, è anche un fattore positivo, una sorta anche di, Darwin la chiamava, conquista biologica, no? Uh-huh. Perché ci permette di avvertire quando siamo in pericolo, o a volte di incanalare, no, l'energia che l'ansia ci porta verso la concentrazione, quindi a fare una buona prestazione nei vari campi. In alcuni casi può bloccare e può diventare un vero e proprio disturbo, nel senso come di un qualcosa che ci va a limitare. Sì, no, infatti l'ansia è un aspetto anche che può essere anche, cioè, anche una funzione, diciamo, utile. Il problema è quando diventa invalidante rispetto alla gestione della quotidianità. Se pensiamo per esempio alle varie forme di ansia, fino a quella un pochino più estrema che può essere legata all'attacco di panico, in realtà è molto più diffuso di quanto si può immaginare, perché se pensiamo alla popolazione italiana, su tutta la popolazione almeno 10 milioni di persone hanno avuto almeno un episodio di attacco di panico. Poi ovviamente questo, per potersi, diciamo, trasformare in un vero e proprio disturbo, richiede, deve ripetersi via dicendo. Però in realtà questa esperienza di tachicardia, sudorazione, senso di sto per morire, blocco e via dicendo, è un'esperienza che dura più o meno una decina di minuti e tante persone hanno potuto sperimentare, diciamo, in prima persona. Ma è un acutizzarsi di un disturbo d'ansia già precedente, o può arrivare anche a un certo punto così? No, potrebbe arrivare, diciamo, un episodio singolo, diciamo, all'interno di una persona che magari non ha dei tratti di ansia invalidanti in modo costante o quotidiano, ecco. Perfetto. E quando arriva, ovviamente, la prima volta, soprattutto la prima volta, non sempre si capisce che si tratta proprio di un attacco di panico, immagino. No, sicuramente da questa sintomatologia che ha descritto. Certo, sicuramente quello che si capisce è che uno sta molto male, si spaventa moltissimo, quindi, diciamo, non si riesce a capire cosa sta facendo il proprio corpo, si perde, diciamo, la possibilità di controllarlo, si sente il cuore che batte molto più velocemente, non si riesce a fermarlo, si sente oppressione, quindi si sente una serie di sintomi che fanno parecchio spaventare. Tant'è che, diciamo, poi uno degli aspetti legati proprio all'attacco di panico è la paura che possa ritornare in una maniera improvvisa. L'ansia della paura, certo, è un circolo vizioso che in qualche maniera rende poi ancora più difficile la quotidianità, perché la persona, come dire, vive con questa preoccupazione, magari non si ripete, però ogni qualvolta comincia a sentire dei sintomi che poco alla volta possono richiamare quello che ha vissuto. Questo può generare un innalzamento dell'ansia e quindi, diciamo, una situazione quotidiana non piacevole. Oggi probabilmente questa, insomma, diffusione che lei ci ha detto, riferita agli attacchi di panico e disturbi d'ansia, è dovuta anche a motivi, come dire, sociali, economici, di contesto. Beh, sicuramente in questo periodo storico, come dire, sia l'ansia, sia quelli che possono essere dei vissuti, quindi di emozioni che generano paure, e che queste paure producono, diciamo, una reazione non utile al contesto sociale, stanno aumentando anche alla luce di quello che sta succedendo e via dicendo. Quindi, se pensiamo anche alle fobie, per esempio, e quindi anche alla paura di stare in contesti più aperti e via dicendo, questo è anche alla luce dei cambiamenti sociali, qualcosa che sta crescendo. E infatti abbiamo parlato
di fobie, le fobie maggiori che riscontriamo a livello, allora, quasi statistico, che riscontra lei ovviamente nel suo lavoro. Le fobie sono di vario genere, sì. Diciamo, sicuramente, per esempio, una delle cose che faccio da, dei lavori che faccio da tantissimi anni, è, per esempio, lavorare con le scuole, una fobia, diciamo, nuova che sta nascendo e che è sempre più diffusa, per esempio, la fobia scolare nei ragazzi, cioè, il, cioè? Si svegliano la mattina e cominciano a fare una guerra con i genitori perché non vogliono andare, ma a scuola. Stiamo parlando di ragazzi scuole medie, post-adolescenti, superiori invece, ma può arrivare anche alle elementari, per esempio. E quindi iniziano questo braccio di ferro con i genitori perché, diciamo, spesso la fobia scolare viene in qualche maniera confusa come una pigrizia da parte del ragazzo che non vuole andare a scuola, quando invece il bambino o il ragazzo in quella situazione lì ha un forte stato d'ansia che non gli permette di andare a scuola. Ma come questa ci può essere, per esempio, fobie legate, se pensiamo agli adulti, rispetto al lavoro, quindi difficoltà di andare al lavoro, oppure, diciamo, paure a legarsi all'interno di una relazione, ad esempio. Che spesso vengono lette come immaturità, quando magari invece c'è una degli aspetti, diciamo, più profondi che rendono difficile in alcune situazioni, ovviamente non è generalizzabile, certo. Il legarsi, diciamo, con un partner. Esatto, probabilmente anche per questo, come dire, clima generale di incertezza, no? Del futuro, non lo so, provo a immedesimarmi. Beh, sicuramente quando delle insicurezze interne si vanno a incontrare con situazioni di instabilità esterna, questo crea il crack, diciamo, ancora di più, certo, non aiuta. A volte sapere magari che anche all'interno, andando a fare ovviamente una terapia, che situazioni simili si sono verificate anche all'interno in passato della propria famiglia può essere anche, come dire, guardi, è fondamentale, nel senso, almeno rispetto a quello che è il lavoro che facciamo, che, dall'esperienza, mettiamo, per dare un'immagine, sì. Diciamo, una persona si sveglia una mattina come tutte le altre mattine, si prepara, quindi apre la porta d'ingresso e si ritrova davanti Ivan Drago, non so se hai mai visto Rocky 4. Sì. Perfetto, diciamo, quella pertica gigantesca, no? che impedisce di uscire dalla porta e quindi ti impedisce di andare al lavoro, ti impedisce di andare a scuola, comunque ti guarda in modo minaccioso. Ovviamente quella persona che non ha modo di poter uscire si sente, come dire, estremamente soffocata, spaventata, terrorizzata, senza via di uscita. Allora, poter aiutare quella persona a lavorare, per esempio, attraverso quelli che sono i modelli relazionali interni, come diciamo noi, cioè quei modelli che in qualche maniera ha preso dal rapporto con i genitori, oppure che ha visto quando era piccolo del rapporto dei genitori con i propri nonni, con i propri genitori, per esempio, e conoscere meglio la propria storia familiare dà la possibilità di poter scoprire che magari in altri passaggi storici, sì, ci sono state situazioni simili. E questo aiuta quella persona a essere meno solo, che significa che comincia di fronte a, quindi a Ivan Drago, a vedere che si materializza accanto la mamma, il papà, il nonno, la nonna, lo zio, che ne so, il fratello, sì. Allora, come dire, la situazione non cambia perché rimane quella situazione di pericolo e di disagio, però cambia il vissuto con cui quella persona può affrontare quella situazione, perché ovviamente si sente un pochino meno, come dire, spaudito, diciamo, sente di avere attorno qualcuno che lo può aiutare a affrontare quella situazione. Questo è un po', diciamo, se vogliamo metterlo come metafora, il senso di parte, diciamo, del lavoro che facciamo. Molto bene, tra l'altro, a proposito di demoni, se vogliamo, so che lei ha scritto anche un libro, sì, che è di fantascientifico, se vogliamo, ma che poi parla in realtà anche di quello che stiamo dicendo. Sì, no, è stato definito un fantasy noir, nel fantasy senso noir, che okay. In realtà è ambientato perfettamente nei giorni nostri, sì, e quindi, diciamo, quelle che sono le tematiche sociali, come dicevamo prima, così come rispetto a tematiche che riguardano più gli aspetti interiori. E parla un po' di questo, mette un po' in scena questo, cioè come la persona si può confrontare o può provare a trovare a confrontarsi, diciamo, con questi demoni che improvvisamente irrompono sulla terra e quindi la mettono, diciamo, sotto scacco, comunque in pericolo, se pensiamo a tutto quello che ci succede in questo momento intorno e via dicendo. E quindi il viaggio, che poi i vari personaggi, che sono di varie età e quindi ognuno si può identificare un po' col personaggio che preferisce, devono affrontare per cercare di superare, diciamo, questa minaccia, minaccia che può essere, diciamo, una minaccia interna intesa, così come una minaccia, un pericolo esterno.
È una trilogia del primo libro, sì, diciamo, Illusioni e Verità, giusto? Illusioni e Verità, e il primo episodio è una trilogia, si chiama Risvegli, e uscirà da luglio, si può trovare nelle Feltrinelli, Mondadori. E, diciamo, nel primo libro i mezzi che vengono utilizzati, su cui si mette più risalto, sono il gruppo, e quindi l'appartenenza a un gruppo, come quindi il viaggio di crescita personale all'interno di un gruppo, come opportunità, diciamo, di crescita, di poter fronteggiare appunto questi mostri da una parte, e il cercare di mantenere il focus, l'attenzione più su degli aspetti interni piuttosto che sugli aspetti esterni. Cioè, il mostro magari rimane tale, come dicevamo prima, rispetto a... Però se io cambio il mio vissuto rispetto a quella situazione del lavoro, non posso lavorare su cambiare l'altro, questo è impossibile, però posso lavorare sul cambiare quello che è il mio vissuto di quella situazione. Fare questo già dà la possibilità di approcciarlo in una maniera diversa e trasformandolo in un'opportunità piuttosto che di blocco di crescita. Molto molto chiaro. E allora, questo è Illusione e Verità, insomma, a luglio questa prima trilogia. Sì, facciamo la presentazione ufficiale il 25 di giugno e da luglio si può trovare nelle librerie. Fantastico. Allora, per quanto riguarda poi qualsiasi informazione legata al dottor Daniele Russo, psicologo, psicoterapeuta, oggi siamo partiti parlando degli attacchi di panico, fobie e ansia, ma ovviamente terapia individuale, come ha detto prima, terapia anche di coppia, familiare. Sì, lavoriamo anche, ci sono alcune sintomatologie con gli adolescenti, con i bambini, invece ne sono ovviamente alcune sintomatologie che magari non parlano tanto di una tematica personale, anche se sembrano invalidare la persona, ma in realtà riguardano un pochino più la famiglia, oppure ci sono alcune situazioni in cui il singolo individuo non è in grado di affrontarlo da solo, e quindi, diciamo, lavorando con le persone per lui più importanti, questo dà un'opportunità di crescita a quella persona, ma anche a tutto il contesto familiare. Molto bene. E allora, ricordiamo che presso zona Tiburtina e zona Portuense, giusto, ci sono... Sì, uno vicino alla stazione Tiburtina, l'altro vicino Largo La Loggia sulla Portuense. Molto bene. Grazie, dottore. Grazie a lei. Grazie al dottor Daniele Russo. E allora, mi raccomando, noi andiamo avanti.